capisco tanto, tanto, ma non lo so perché. Ora stai parlando. No, it's easier to use English. È più facile parlare in inglese. Sì. I'm a psychotherapist. I'm combining these two languages. And also a trainer. And a trainer. We have been with Peter and some other people in Finland, like Pentu and Tapaniamo, and we have been working together 25 years maybe. It means we have to be quite old. And in last years, I had some kind of need to go back to basics. Because there are so many things now going on, and so many products, like... Yeah. And I'm working with organizational things and leadership things and supervising things and whatever people understand to ask. So I need very clear basic understanding. Lavoro tanto con le cose di organizzazione, di persone, di training, e quindi ho bisogno proprio di una chiara visione del caso. And you can maybe understand why I found Milton Erickson. Of course. I found Milton Erickson. Ah, Milton Erickson. And it's not so difficult to understand why. Non è difficile capire come mai mi sono trovato bene con Milton Erickson. And because Milton Erickson died, it was 81. So lui è morto nell'81? 1981. I couldn't speak with Milton, only in my dreams. Non mi è stato possibile parlare con lui direttamente, solo nei miei sogni. But I found one very interesting person. Però ho trovato una persona interessante. From California. California. And his name is Ernest Rossi. Che si chiama? Ernest Rossi. And his father is original, came from Southern Italy, I think. Originariamente suo padre vive nel sud Italia. And Ernest is now 84, I think. Ora ha 84 anni. And he has been working with Milton Erickson the last 8 years, and they have been writing books together. So Ernest has been writing and making these conclusions and of all things with Milton. Ha lavorato per gli ultimi 8 anni nella vita di Erickson, è stato contato, ha preparato tutte le cose che lui studia da bravo. So he was the best one, what I could imagine. So I went to California and I'm very grateful also because I could go there at Ernest and Catherine's home. Lui era la persona migliore da contattare e infatti era molto grato poter andare a casa sua a parlare con lui. And we have spent now 2 weeks together, one last year and one now in August. Ho avuto il piacere di stare 2 settimane con lui, una settimana quest'anno, ad agosto, e una settimana l'anno scorso. And I was experienced like a miracle experience last summer. And I can tell something about that, maybe. Ho avuto proprio l'esperienza del miracolo l'estate scorsa, di cui vorrei parlare. One year ago, I really enjoyed to smoke cigars. Un anno fa mi piaceva molto fumare. I love to drink coffee. You usually want to get coffee. And I did that a lot. Yeah.
So, and I did that a lot. Oh, e lo facevo molto. Non sento bene. Sì, sì. And I didn't want to stop these two things because I love to do that. E non volevo fermarmi a fare queste due cose che mi piacciono molto. But as you, like you know that the person who is smoking is some kind of bad person or it's seems to smoke nowadays. Oggigiorno il dottore è visto come uno cattivo, uno che vive una delle. And you see all these very bad pictures. Ah sì, le sigarette ci sono tutte quelle foto terribili di cosa succede. And somehow you feel yourself as a failure or senti un perdente. But I didn't confess that because I wanted to smoke and wanted to drink coffee a lot. Però questo non mi convinceva lo stesso, mi piaceva molto fumare. And I also wanted to protest. E volevo protestare. But I really like Summer Five perfume. Però mi piaceva molto. Infatti, And it was difficult to use that because the smell of smoke was always in surrounding. So, insieme del fumo delle sigarette e sigarette. Chanel numero 5 non era il massimo della seduzione. And I was working with Ernest. We did many exercises. Stavo lavorando con Ernest su molti esercizi. And Ernest didn't know what I was working. I didn't tell him anything. Lui non sapeva su che cosa lavorava, non gli avevo detto niente. We were always only working with my hands. Stavamo lavorando solo con le mie mani. And I was putting the desired state on the other hand and the things which I don't want to my life I was putting somewhere, yeah. Quindi stava dividendo da una parte le cose che desiderava, dalle cose che non desiderava. And I had in my hand the nice smell of Chanel wine. Su una mano c'avevo il profumo bello di Chanel numero 5. Without smoke. Oh, senza fumo. And some kind of clean feeling in my body. È una sensazione di pulizia nel mio cuore. And maybe some kind of calmness. È una sensazione di calma. I was noting this and doing these descriptions of this desired state very often. Stavo facendo delle descrizioni di questo stato di desiderio in last spring, I think. Durante la prima risposta. Without thinking what I should do or not. Senza pensare a cosa dovevo fare. Or what is the solution. O cosa poteva essere la soluzione. Just desired state. Solo il desiderio in sé. And in the beginning of the summer, all'inizio dell'estate, I saw a dream. Ho avuto un sogno. Or I don't know. I woke up. Perlomeno mi sono svegliata. And I heard a voice inside me, and the voice said. Ho sentito una voce dentro di me che mi diceva. It said that don't be afraid. Non paura. We are using here now your body. Stiamo usando il tuo corpo. And I was amazed. What is happening here? Ero stupefatta. Anche se c'è. And I talked to my husband in the morning that don't be afraid, someone is using my body, don't be afraid. E ho detto a mio marito il giorno dopo, non ti preoccupare, c'è qualcuno che sta usando il mio corpo, ma non ti preoccupare. And day after that, il giorno dopo, I got very high fever. Ho avuto una fiebre alta. And something like food poisoning, I don't know if it was that, but something like that. E forse un avvelenamento da cibo, non sono sicuro che fosse quello, ma era simile a questo.
and it took 3 days, ci ho voluto 3 giorni, and after that I don't want to smoke or drink coffee. E dopo di ciò non avevo più la voglia di fumare. It is not possible because I don't like, I don't want, I try to drink coffee, but it was somehow impossible. Ci ho anche provato, ma era più impossibile di cominciare. And it was 4 months ago. Ormai sono 4 mesi. So I don't know what happened, but somehow my body or my mind or whatever was working, and I didn't know nothing about that. Benché non lo sapessi io che stassi lavorando il mio corpo, alla fine deve essere che stavo lavorando o il corpo o la mente. But my mind did know. But inconsciamente, perché nessuno, cioè non mi ero accorta che stavi lavorando su ciò. And because it's not so easy to believe that it's enough to do these desired states, these descriptions. È difficile credere che basta desiderare per effettuare un cambiamento. But because my head is so tough. Perché ho la testa troppo dura. I need something like very concrete, like food poisoning. So I understand that my mind is working and I don't need to do anything. I don't need to know what is the solution. I can just trust. Io avevo bisogno di una cosa drastica come questo avvelenamento per capire che la mia mente stava lavorando e che non sapendolo dovevo solo darmi ciò che stavo facendo. And without hope, without any hope, and that's important to me. So without telling you, without knowing. Goal. Oh, without a target, senza avere impostato un target per sapere dove andare. No. And that's a very important question. So that's why I was. I can explain more later. Vi spiegherò tutto. Back to Nicola Erickson. Tornando a Nicola Erickson. If that is true, that people always know. They always have solutions, they can. Se è vero che le persone comunque sanno, hanno le loro soluzioni a ciò che vogliono fare. Our job as a professional is only to keep on. Don't stay on the way. Ecco, no, il nostro lavoro come professionista è semplicemente di non tracciare. And sometimes you get help. There's another. Le persone hanno tutto quello che hanno bisogno per risolvere i problemi, hanno tutte le risposte, solo che non lo sanno che sanno. We all know that, but it's not so easy to do that in practice. Noi lo sappiamo, ma non è così facile poi in pratica. Because I'm training psychotherapists and supervisors, and the most difficult thing is. Quando faccio training per supervisors e therapisti, la cosa più difficile. And in the end of the training, after 3 years or after 4 years. E alla fine di questo training dopo 3 o 4 anni. They are starting to trust on what people know or. People understand or that they have solutions because it's so fine, see, so they feel so good to help people and give them solutions. Dopo questi 3 o 4 anni cominciano a fare affidamento sul fatto che i loro pazienti, i clienti hanno le soluzioni, perché hanno il piacere di trovare la soluzione e dare la soluzione. And then the other thing is the target, the goal, because everywhere they are training and teaching that people need goals and people need targets, exact targets. E anche questo è difficile, il target, l'avere un target,
è difficile non averlo, perché da tutte le parti c'è sempre questa impostazione. But it's not so simple, because if you are deep in some situation. Non è così facile, se sei proprio immerso in una situazione. If you create a goal or a target from that, your target will be quite low. Se in quella situazione crei questo target, sarà molto basso rispetto alla situazione. So, we need some other tools or some other thinkings. Bisogna cambiare il modo di pensare. People in a Brief is a clinic or institute in London, and they have been thinking about this goal targeting a lot. Questo istituto di Brief a Londra hanno pensato molto su questo problema del goal, del target. And I really like the way how they do it now. Mi piace molto la loro impostazione attuale. And they say that solution focused is not a question of problem solving. Questa terapia che è centrata sulla soluzione non è un risolvere il problema. It is just a description, very detailed description of the desired future. È solo una descrizione estremamente dettagliata del futuro desiderato. And I was amazed that Steven Sazer said that thing in his Keys to Solution book. Mi meravigliavo del fatto che Sazer disse ciò che nel suo studio translated, per promuovere la soluzione è utile sviluppare una visione, una descrizione di un futuro più soddisfacente, che può allora diventare saliente per il presente. E in più, una volta che questa visione realistica è costruita come un insieme di possibili realizzabili futuri, i clienti spesse volte sviluppano modi spontanei per risolvere il problema. Yeah. Of course, sometimes the miracle question is enough, and it works. A volte la domanda del miracolo è sufficiente per risolvere. But what if you are stuck? Cosa succede se non sono stuck? If you are what if you are stuck in your deepest basement? Means that if you are in your cellar or if you are like a house, so you are in the lowest basement, stuck. I couldn't find any other way, but then I went to Australia. And met Michael White. He died too soon, too young. In Australia, incontrato Michael White, che è morto giovane. And the most important thing with Michael was that he was separating the problem and the person. And it was very concrete, and it came from the language. Because usually we put the problem in person, inside the person. So I am a loser. I am that and that. But Michael did it so beautiful way how he separated all these problems from the person. So importante lui scendeva il problema dalla persona, perché queste volte succede che non intervista il fatto di avere un problema. You can maybe translate this because le persone spesso si vedono come fossero i loro problemi. Per esempio, io sono perdente, il problema mi definisce o diventa loro come una malattia. Non c'è molto piacere. Non c'è molto posto per muovere fuori da questa descrizione. And the most precious thing
what Michael did before he died was this thing. La cosa più importante che avete fatto di morire assente ma implicito. You don't need to translate it yet, because I tell you a story, it's not so long story, so. Vi racconto una storia breve. I had a client. Avevo un cliente. Quite young men. Athletic, who has this athletics bodybuilding and boxing and all these things. He was quite fine on these things. Quindi un ragazzo molto atletico che si dava molto da fare con sport, molto sviluppato alle strade. And he came to me and it looked so sad. Venuto da me sembrava così triste. He was sitting there and crying. Stava seduto lì a piangere. Sometimes it's difficult to combine these muscles and crying. È un po' difficile delle volte mettere la strada insieme a piangere. And then he said that he's rude. Poi si diceva che era un perdente. And he was crying and crying and just telling that he's a loser. E piangeva ripetendo sempre che era un perdente. And I was thinking, what the hell I am. He's crying and crying, and what is happening here? And then, and how solution focused therapist is doing now? Io mi chiedevo, ma che cavolo faccio qui? Io lui piange, e come fa un terapista focalizzato sulla soluzione in questo caso? And then I asked that, what kind of failure loser you are? Poi gli ho chiesto, che tipo di dipendente sei? Because I didn't understand. Perché non capivo. And he said that I have been lying. E lui diceva che stava mentendo. All these years. Tutti questi anni. And then I was asking more, okay, lying what? Stavi mentendo riguardo a cosa? And he told that he has been using drugs. Diceva che stava usando delle droghe and some other things which are not allowed and altre sostanze illegali. And then he told that he has been lying also to his coach. Ha detto che athletic coach mentiva pure con il suo coach. And his coach was his father. E questo coach era il suo padre. And I was thinking, io stavo pensando, how I can ask, what if miracle happens? It is not possible. Come faccio una domanda se succede il miracolo? Non è possibile formulare questa domanda. And then, quite small, Michael White sound on my shoulder. Un piccolo Michael White. Mi parlava dell'orecchio and this small Michael White said to me that absent but implicit. E lui diceva assente ma implicito. And I was thank you. And then I said to that man guy that is it possible that honesty is somehow important to you? Quindi io ho chiesto, è possibile che onestà sia importante? And he stopped crying and he was looking at me, saying nothing but looking at me, and after that he said, what are you asking? Smise di piangere, mi fissò e disse, ma cosa mi stai chiedendo? And I said, I was asking that is it possible that honesty is somehow very important to you? Ti chiedevo se l'onestà è in qualche modo importante. Because you are you feel so bad about lying. Perché ti senti così male ad aver mentito. For me it means that basically you have to be very honest man. Per me vuol dire che in fondo sei una persona onesta. And he said yes. E
Lui ha detto sì. But now when you ask it, ora che me lo chiedi, I can say that I am a very honest man. Posso dire che sono molto onesto. And after that, I was asking more. Dopo di ciò potevo chiedere altre cose. What does this honesty mean to you? Cosa significa per te l'onestà? And he was describing different things, and at the same time I saw like his body was growing back. Mentre mi rispondeva di queste, a queste domande, il suo corpo cresceva, ritornava a come doveva essere. And I was asking, how did you learn that? Where did you learn that? Is there some people or some situations or what has been important when you learned this honesty as a principle of your life? Because he told me that it's a basic principle of his life. Mi chiedevo dove l'aveva imparata, da chi, quando, come, visto che era un principio basilare della sua vita. And as Peter thought, Finnish people like to do something. E come Peter said, diceva prima, le persone di Finn, piacciono fare le cose. I was asking, what does a very honest man do? Right now, un uomo onesto dovrebbe onesto fa. And he told me that I want to call to my father. Mi disse che voleva chiamare suo padre. I need to tell all these things. A lui tutte queste cose. And he called, and his father came with us, and he's also like this because they are all like that. Ha chiamato suo padre che arrivò nelle stesse condizioni dei figli, lo ha distratto in un modo. And there we were sitting with these two men, and both crying, and I was crying, and the young man was confessing all the things to his father, because he's a very honest man. E come tutti e tre, lui, i due grandi seduti lì, e io che piangevo, mentre lui raccontava al padre tutte le cose. And I was telling to that young man that you don't need to tell all things. The important things is enough. E ho detto, non importa di dire tutto, le cose importanti sono sufficienti. And after that we made plans how an honest man is, how he's living, because he is now a very honest man. E dopo di ciò ha deciso, ha fatto dei programmi su come poteva vivere da un onesto. And I was thanking my Michael White. E io mi ringraziavo Michael White. He always said that if you feel pain, you have to know what is the feeling when you don't have it. Or if you are in dark and that's not good, you have to know what is light. Or if you are unhappy or sad, you have to know something about joy or happiness. So the different parts, they are always there. And if you feel a loser feeling, you are lucky, because after that you know what is very important to you, because you don't feel yourself as a loser. It's something very neutral or nothing so important. It's very important. Oh, okay. Affinché tu possa sentire dolore, devi sapere com'è stare bene. Devi sentire la disperazione, devi capire com'è di non essere disperato. Se ti senti perdente, vuol dire che c'è qualcosa a cui ci tiene e che così puoi scoprire cos'è. I have told you we were discussing. And actually, it was a very rich and very detailed description of the preferred state. Lui è in grado di darci una descrizione molto dettagliata di come But sometimes you need some kind of bridge. Ma delle volte hai bisogno di un ponte. It's not so easy always to go to the prepared state or desired state.
non è sempre così facile arrivare in questo stato di equilibrio. And in the first hand, people don't always trust on miracles. Per prima cosa, le persone non ci credono sempre in miracoli. But if you do it in some other way, like what is very precious or valuable to you. Però se lo approccio come qual è una cosa importante per te, prezioso per te, ci fai fare lo stesso. And if you really feel yourself as a failure, really failure, you are really happy, you are lucky, because then you can feel the bridge. And you know what is so important to you that you really want to go there, like this young man. I know him, and I know what he's doing, and he's living like an honest man in all the ways, not only with these drugs or things like that. And every time when sometimes he's using some cannabis or something, and every time he sends me a message, I'm using now, because he's so honest. He's telling me when he's using something, but very, very, not so often nowadays, sometimes. Essere perdente è un dono, perché vuol dire che riesce a identificare una cosa che ci tiene. Questo ragazzo che ha fatto il percorso, puoi fare il ponte per trovare quella cosa che ci tiene veramente. Questo ragazzo che aveva raccontato prima, ora vive da uomo onesto, al punto che quando fa una cosa che non è onesto, telefona subito un messaggio, subito per dire lo sto facendo, però siccome fa poco, ha fatto un grande progresso. People really are amazing. Persone sono davvero stupende. So Milton Erickson was amazing, and he was making the revolution in the world. Quindi Erickson ha fondato una rivoluzione con il suo pezzo. And also for me, I was very afraid in the summer, because this cigar and coffee went away, if my body is taking also the red wine, but it didn't. When I came to Tuscany, I knew that I still have red wine. Quindi my body is amazing. Era preoccupata che avesse tolto anche il vino, questo vino sull'ultimo, ma solo sigari, un fumo è davvero, il vino è rimasto. Because my second home is here in Tuscany, so I love this place. Questo è il suo secondo, adesso come casa. Casa. Grazie di nuovo, ci vediamo presto. Arrivederci.